E quindi diciamo che i vantaggi dell'Aldara sono tanti. In questo caso possiamo dire che il costo di trattamento è piuttosto elevato. L'Aldara è dispensato dal servizio sanitario per quello che riguarda il trattamento dei carcinomi basocellulari, non lo è per le cheratosi attiniche. La terapia fotodinamica si basa su un'applicazione di un topico fotosensibilizzante, l'esposizione alla luce del paziente e l'ossigeno fanno il resto. Questo è il meccanismo d'azione, andiamo veloci così avremo poi più tempo per un'eventuale discussione. Le linee guida pubblicate nel 2007 che indicano la terapia fotodinamica come la terapia di prima scelta nel trattamento delle cheratosi attiniche, del carcinoma basocellulare superficiale, soprattutto se di grande dimensione, del morbo di Bowen. È molto bassa invece l'indicazione per il trattamento dei carcinomi spinocellulari. Il protocollo di applicazione. Tanta è la letteratura che c'è sulla terapia fotodinamica, sono usciti i risultati anche del follow-up a 5 anni, questo in particolare è un lavoro che mette a confronto la PDT verso la crioterapia, la PDT dà una maggior percentuale di risposte complete e un miglior risultato cosmetico rispetto alla crioterapia. E questi sono alcuni risultati della nostra pratica clinica. Numerose cheratosi attiniche della fronte, la diagnosi in fluorescenza che ci permette da una parte di verificare il corretto assorbimento della crema, dall'altra di verificare l'entità delle lesioni e poi nel tempo anche di verificare il risultato della terapia. E questo è dopo una sola settimana una seduta di trattamento. Ancora cheratosi attiniche diffuse, qui insomma il concetto del field candelization vediamo anche nella diagnosi in fluorescenza dove nonostante già si veda con la clinica che le lesioni sono tante, la fluorescenza è ancora più diffusa e questo è il risultato dopo la terapia fotodinamica. Un soggetto giovane, questa è una sindrome di Gorlin-Gross, quindi sono tanti piccoli carcinomi basocellulari. Vedete che anche in questo soggetto sono state utilizzate più terapie, c'è una cicatrice chirurgica sulla guancia perché già aveva subito delle asportazioni e altre le subirà, la sta subendo nel corso anche della terapia con la fotodinamica. Questa è la diagnosi in fluorescenza e il risultato. Una cheratosi attinica bowenoide di grandi dimensioni su un cuoio capelluto. Questa lesione ve la presento per vari motivi, è una lesione grande, sono circa 4 cm di diametro, un soggetto anziano, la localizzazione era il malleolo, quindi comunque una sede in cui difficilmente poi si sarebbe potuto avere una facile cicatrizzazione e poi perché comunque, vedete, questa è una fotografia fatta a 48 ore per vedere com'è estremamente selettiva questa terapia. Lo scollamento, la bolla, si ha soltanto in corrispondenza della lesione. E questo è un post fatto una settimana dopo l'ultimo trattamento. Ancora una sindrome di Gorlin-Gross, tante lesioni cliniche, già evidenti dal punto di vista clinico, con la diagnosi in fluorescenza vediamo come sono ancora di più, però è in corso di trattamento, la diagnosi in fluorescenza ci permette di seguire il miglioramento fino ad avere una negativizzazione della fluorescenza. Ancora una schiena con tanti carcinomi basocellulari, una lesione, un soggetto giovane che già ha eseguito varie asportazioni chirurgiche e in alto a sinistra ancora un cerotto legato all'ennesima asportazione, un particolare della spalla sinistra dove sono evidenti almeno 2 carcinomi basocellulari. Questa foto fatta subito dopo la terapia fa vedere dove invece le lesioni erano molto di più perché vediamo che si sono fatte... La terapia fotodinamica fondamentalmente crea delle ustioni e quindi vediamo come si sono gonfiate queste bolle subito dopo il trattamento che sono almeno 6-7, sono lesioni che clinicamente erano sicuramente poco evidenti. E questo alla fine del trattamento. Ancora un vaso cellulare grande in una sede difficile da trattare, la diagnosi in fluorescenza e il risultato. Un altro orecchio, questo è un po' sfocato, scusatemi, subito dopo il trattamento, 2 giorni dopo e a fine trattamento. Una piccola lesione nodulare che si sarebbe sicuramente facilmente potuta escidere chirurgicamente. La signora non voleva un ennesimo taglio chirurgico, aveva già avuto altre neoplasie, diversi interventi e siamo riusciti a ottenere una buona risposta. Tutte le foto
post terapia che vi mostro hanno almeno 6 mesi di follow up, in molti casi un follow up molto più lungo. Una signora che aveva fatto un intervento chirurgico importante fuori in un'altra sede, nonostante ciò, non nel nostro istituto, nonostante ciò nel tempo erano comparse delle recidive. E questo è il risultato che siamo riusciti ad ottenere. Una lesione molto grande del cuoio capelluto, anche questa datava da tantissimo tempo, vedete con la diagnosi in fluorescenza quanto è grande. La diagnosi in fluorescenza è in corso di trattamento, un trattamento intermedio, e questo è il risultato alla fine del trattamento. Un morbo di Bowen su una coscia, una lesione grande, il risultato che siamo riusciti a ottenere. I vantaggi della terapia fotodinamica sono tanti, non ve li elenco, li abbiamo visti nel corso vedendo le foto cliniche. Gli svantaggi sono pochi, però sono grandi, sono importanti, è una terapia che ha un alto costo, c'è bisogno di un'attrezzatura importante, quindi c'è bisogno di un centro specializzato perché possa essere eseguita, e anche un tempo piuttosto lungo, perché tra l'applicazione della crema e la somministrazione della luce passano almeno 3 ore. Nulla impedisce che queste varie terapie vengano combinate tra di loro, sia quelle non chirurgiche che tra quelle non chirurgiche e quella e la chirurgia stessa. Questa era una lesione, un vaso cellulare molto grande, ulcerato, una lesione retroauricolare, un soggetto giovane che aveva una comorbidità importante, aveva avuto dei problemi cardiologici di recente. La diagnosi in fluorescenza è sfocata, ma ve la voglio mostrare perché è importante nel follow up. Questa sarebbe dovuta essere l'ultima seduta di terapia fotodinamica, abbiamo visto però con la fluorescenza che ancora era presente malattia, abbiamo fatto una biopsia che ha confermato ancora la presenza di malattia, abbiamo associato 4 settimane di terapia con l'imiquimod e questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Un paziente con un vaso cellulare molto esteso della regione retroauricolare, con la terapia fotodinamica siamo riusciti a ridurre l'estensione della lesione, ma c'era ancora un nodulo che è stato sottoposto a escisione chirurgica. E ci sono poi pazienti del genere, questa è ancora una signora con una sindrome di Ingorling-Gotz, in cui non ci bastano probabilmente neanche tutte le terapie che abbiamo a disposizione, quindi vediamo prima la diagnosi in fluorescenza, la lesione subito dopo la seduta di fotodinamica, sicuramente siamo riusciti a eliminare la lesione che era sulla spalla, però questa lesione, questa signora presenta ancora decine di lesioni, il dottor Silipo sta collaborando dal punto di vista chirurgico a eliminare varie di queste lesioni, in parte anche banalmente trattate con la DTC in corso di quando fa l'anestesia per l'asportazione chirurgica. E ugualmente una situazione del genere, anche qui una sindrome di Gorling-Gotz, tantissime aree si evidenziano in diagnosi in fluorescenza, buon il risultato sulla zona sottoscapolare destra trattata, ma le lesioni ancora presenti sono tantissime, ci sono lesioni nodulari, altre nodulari pigmentate che possono essere soltanto escisse chirurgicamente. E questa è la stessa signora, nella parte anteriore, prima abbiamo visto il lato B, qui ha applicato l'aldara, forse la signora ha anche esagerato nella zona da trattare, quindi una grande infiammazione, però anche qui l'aldara ha dato un buon risultato e ancora stiamo lavorando. In pazienti del genere, presumibilmente è facile pensare che una terapia orale con i derivati, con i retinoidi, potrebbe essere utile. Ancora però, dati di letteratura recenti, non danno una univoca interpretazione dell'utilità di queste terapie. Facciamo adesso un grande passo indietro e riconsideriamo che alla base della comparsa di tutti questi tumori cutanei non melanoma c'è sicuramente un'esposizione al sole, un'esposizione che può essere stata non corretta, che può essere stata esagerata e che sicuramente i danni indotti dalla radiazione ultravioletta alla mutazione del DNA stanno alla base di sorgenza di tutti questi tumori. Allora, a prescindere da qualsiasi terapia chirurgica o non chirurgica che vogliamo instaurare, è sicuramente fondamentale che questi pazienti si proteggano dal sole. La protezione può essere fatta con una crema, ma può essere fatta con uno schermo fisico, col cappello, con gli occhiali, con la maglietta, proprio perché nel tempo le lesioni non debbano andare sempre più aumentando. E quindi le terapie mediche possono collaborare tra di loro
il fluorouracile. Abbiamo detto che ormai fa parte della nostra storia, il diclofenac è un buon strumento ma utile soltanto nelle queratosi attiniche. Direi che terapia fotodinamica, laddove è possibile fare in un centro specializzato, e l'imiquimod sono sicuramente le terapie su cui ci possiamo più facilmente basare con buoni risultati. Però mi piace ripetere ancora una volta che laddove è possibile fare un'escissione chirurgica deve essere sempre il chirurgo ad accorrere in nostro aiuto. Grazie dell'attenzione.